Buongiorno, siamo al primo giorno della Fiera del Libro di Milano, Tempo di Libri, e anche quest'anno, come già l'anno scorso a Torino, cogliamo l'occasione dei nostri autori di passaggio per farveli conoscere un po' meglio. Allora, i primi che si siedono nel nostro salotto di Effatà sono Stefano Baronio e la moglie Gidia Ghisolfi, che sono sposati da più di 30 anni, hanno 5 figli, 2 nipotini, quindi una grande esperienza di famiglia, sono impegnati nell'ambito della pastorale familiare e hanno anche scritto un libro che si intitola Signore, ti fermi a cena con noi? Sottotitolo Per una lezione divina a misura di coppia. Allora, ha una copertina molto simpatica questo libro, quindi io la prima domanda che farei è: perché avete scelto di far fare questo disegno e che cosa rappresenta? Il disegno rappresenta esattamente quello che è la nostra esperienza, cioè far sedere questo Signore che a volte noi pensiamo sia molto lontano e distante da noi, invece farlo sedere a tavola con noi, proprio nella nostra quotidianità, nelle nostre scelte di tutti i giorni, nelle nostre decisioni di coppia e di famiglia, proprio in modo concreto, seduto accanto a noi per ascoltare che cosa ci vuole dire. Se noi ci siamo accorti che facendolo sedere vicino a noi e mettendoci insieme ad ascoltarlo, proprio stando insieme a tendere l'orecchio verso quello che lui ci vuole dire, a volte il nostro cammino si illumina di una luce diversa e la nostra quotidianità va meno in affanno, le nostre giornate hanno una prospettiva più vivace, più bella, più desiderabile. Ecco, per cui la copertina è proprio questo. Questo tavolo che alla fine è la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra coppia, che riesce anche a staccarsi un po', non essere proprio, non avere il peso degli affanni quotidiani, ma riuscire a sollevarsi, quasi a volare sopra le città, non perché noi vogliamo, noi siamo con i piedi ben aderenti per terra, però l'ascolto del Signore qualche volta ci ha portato, ci ha elevato e ci ha fatto vedere il tutto in modo un pochino più distaccato, più in fondo anche più bello, più vero, e ci ha resi più uniti in questo volo sopra la nostra vita. Bene, molto bello, è un programma che penso che fa gola a molti di noi che invece fatichiamo molto nella vita quotidiana. Per ascoltare il Signore voi avete messo a punto un metodo che in realtà è molto antico, quello della lezione divina, che ci richiama i monaci dei primi secoli dell'era cristiana. Ma esattamente cosa vuol dire la lezione divina a misura di famiglia? Parlare di lezione divina a misura di famiglia è un po' il dono bello e prezioso che abbiamo ricevuto. La lezione divina è un tesoro prezioso che si è conservato nei secoli, ma a volte appare lontano, una cosa proprio per monaci, come diceva lei prima. Invece è stata proprio la scoperta che metterci in ascolto della parola in coppia, guardandoci negli occhi, approfondendo quello che questa parola di Dio ha da dire nelle nostre giornate, alla nostra vita quotidiana, alle nostre scelte, è qualcosa di possibile ed è qualcosa di bello, con un modo che semplifica e che lo rende adeguato a quello che sono i tempi e i modi di una famiglia dei nostri giorni. Questo è molto bello perché apre prima di tutto l'ascolto, all'ascolto della parola di Dio, ma anche all'ascolto reciproco fra di noi in coppia. Apre al dialogo, apre alla ricerca di ciò che è bene, è bello per noi, e tutto questo diventa una dinamica che poi abbiamo visto che ha coinvolto i figli e che piano piano ha coinvolto amici, ha coinvolto tante altre persone, portando a far sì che questa esperienza sia diventata un'esperienza che adesso è un'esperienza che fanno anche tante altre coppie, avendone beneficio e così via.
Perfetto, un'ultima cosa, per chi volesse provare ad adottare questo metodo, oltre naturalmente a comprare il libro, c'è magari un sito internet a cui far riferimento? Sì, da questo ascolto della parola di Dio è nata anche un'esperienza da cui nasce un'associazione che promuove la diffusione anche della Lectio Divina per coppia. Questa associazione si chiama Famiglia Buona Novella, quindi abbiamo un sito www.famigliabuonanovella.it all'interno della quale sono anche esposte le varie iniziative che abbiamo posto in atto e che stiamo ponendo in atto. Benissimo, grazie e buona visita della fiera.